grazie Presidente per consegnare il voto favorevole appunto a questa mozione, in quanto, come detto, come rappresentato dai colleghi di opposizione, insomma, Gigi Proietti è patrimonio romano e patrimonio nazionale, quindi assolutamente nessuna divisione, anzi unità a qualsiasi iniziativa che possa celebrare l'arte e l'opera appunto del maestro Proietti. E con semplicemente sottolineare il fatto che appunto è notizia di questi giorni che il Globe Theater è già stato, diciamo, è già stato oggetto di un'iniziativa da parte della stessa Sindaca Raggi. Questo non lo dico solo all'atto che stiamo votando e che voteremo favorevolmente, ma lo dico anche al nostro atto, quello che a quanto pare non risulta essere preso al protocollo, che chiedeva più o meno la stessa cosa. Una specificazione sia sul nostro atto che a quanto pare non risulta sia su quello di Fratelli d'Italia, che appunto quotiamo e quindi in un certo modo vediamo favorevolmente all'ulteriore iniziativa che viene proposta nell'atto, quindi quella di intitolare una strada, una via, una piazza della città, e che sicuramente, insomma, visto la storia e le onorificenze ottenute dal maestro Proietti, da Gigi Proietti, non credo che, insomma, la commissione valutatrice avrà alcun tipo di difficoltà a riconoscergliela, e sperando che, e questo appunto riallacciandomi al nostro atto, e oltre appunto all'intitolazione del Globe Theater, ci siano anche oltre ulteriori iniziative come quella di centrodestra appunto di intitolare una strada, e come quella nostra appunto avevamo chiesto di porre in essere un'attività di affissione oppure proiezioni che celebrassero le frasi e i personaggi del maestro Proietti in giro per Roma. Quindi ciò detto, ho anticipato anche se si vuole l'eventuale il nostro eventuale atto, quindi consegniamo il voto favorevole a questa iniziativa. Grazie.